A voi le pecciotte, forza, svegliamoci, muoviamoci! King Kong! Minchia, ma lo sai che di mattina sei ancora più corto! Muoversi! Leviamoci le mani da sotto la mancola, minatezzi! Fuca minchia, muoversi, pigliandosa, scallettate! Basta, la basta, avanti! Sonzo, ve la calla! Vieto! A voi le pecciotte, pone tu! Minchia! Hanno cambiato camerata, sono messi di tutti. E a Speone, che fe ne fece a Speone? Vai, vai, vai. Guarda chi si vede. Lì c'è si suda. Schifo la terra, se tu. T'ammazzo, che è bello. T'ammazzo. Non ti avvicinare, che è bello, non ti avvicinare. Se ci commetti io, sai che se ci fa? Stavolta ti ammazzo, Gemme! Se ci scaccia la tia! No, Gemme! No, Gemme, no! Ah! Stanotte un vostro compagno è fuggito. Qualcuno sapeva e ha taciuto. E poco fa nelle camerate è successo qualcosa di inaudito. Uno sconvolgente episodio di giustizia sommaria che ha comportato il ferimento grave di uno di voi, Carmelo Vella. Il Carmelo Vella perderà un occhio. Forse questa tragedia si sarebbe potuta evitare se l'aggressore Claudio Catalano non fosse stato convinto da qualche anima bella a lasciare la sicurezza dell'infermeria. Io mi chiedo come tutto ciò possa essere accaduto. Di chi sono le responsabilità? Chi è il colpevole? Tutti questi avvenimenti infatti ci dicono che qui dentro c'è qualcosa, anzi qualcuno, che sta giocando con il fuoco. Qualcuno che ha scatenato il caos ben sapendo che alla fine non toccherà a lui contare le vittime sul campo. Qualcuno che magari fra qualche mese sarà altrove, lontano da qui, al sicuro. Io vorrei che questo qualcuno si facesse avanti, perché è arrivato per lui il momento di riscuotere i vostri applausi. Con questo qualcuno arriverà presto il momento della resa dei conti. Per ora sarete voi a pagare. Ordino l'immediata sospensione di tutti i permessi, dei colloqui settimanali con i parenti, l'accesso al cortile e il divieto di qualsiasi attività di ricreazione. Il filangelo. Professore. Senti, Claudio, tu ti volevi solo difendere, vero? È morto. Peccato. Amo, dai, su! Amore, professore.